Nell'ambito del progetto 100 alberi per Catania di Legambiente, nel primo tratto di via Plebiscito sono stati piantumati 15 alberi dedicati ad altrettante vittime della mafia. All'evento hanno partecipato anche i rappresentanti dell'Associazione Libera. I dettagli dell'iniziativa li ha illustrati il presidente del circolo Legambiente di Catania, Viola Sorbelli. Questa iniziativa è un progetto che si chiama 100 alberi per Catania. È un progetto di Legambiente. È pensato per donare alberi alla città. Questa è una città che ha un brutto rapporto, diciamo, cittadino, un basso rapporto cittadino-verde-pubblico. Quindi occorre incrementarlo. L'idea è quella di comprare alberi attraverso le donazioni di cittadini. Il progetto è in itinere. Questo è solo una prima tappa. Lo scopo importante del progetto non è solo quello della piantumazione, è quello della sensibilizzazione della popolazione, dei cittadini. E in questo è stato fatto un lavoro sia con le scuole che anche con i commercianti e con i residenti del quartiere. L'idea poi di titolare gli alberi alle vittime della mafia è venuta successivamente. In questo ci siamo avvalsi della collaborazione di Libera, quindi un valore aggiunto. Ogni pianta è titolata una vittima della mafia. Mi fa piacere che mi state facendo questa intervista proprio qua, davanti a questo albero che è stato piantato stamattina, che casualmente è quello che è titolato a Serafino Famà, che è un mio collega penalista che è stato ucciso proprio quando io ho iniziato a lavorare come avvocato, ed è stata una grande tragedia per tutta l'avvocatura catanese, oltre che per tutta la città. L'iniziativa di Legambiente, il Comune di Catania sta prendendo spunto per arricchire di verde le vie cittadine. Siamo contenti perché l'amministrazione ha preso spunto da questa nostra iniziativa che si chiama 100 alberi per Catania e sta cominciando a piantare alberi in tutta la città. Già 300 quasi sono stati piantati, si prevede che ne pianteranno altri 300. La città ha bisogno di ossigeno, ha bisogno di alberi e soprattutto in questo quartiere, qui in via Plebiscito, l'albero ha un segno sociale, è un segnale sociale importante. Importante perché albero significa ossigeno, albero significa decoro, albero significa soprattutto legalità. E questo è il significato che noi volevamo dare a questa zona e alle persone di questo luogo, coinvolgendole nel nostro progetto.